Bentornati o benvenuti in questo primo video del 2023. Come vi ho accennato l'ultima volta, qua vicino a casa mia, precisamente a Masone, c'è una riserva di pesca alla trota e dopo un paio d'anni che ha riaperto, finalmente hanno deciso di far pescare a rilascio a spinning. Perciò ho preso un pezzetto di balsa, fatto un disegnino molto stilizzato di un piccolo minnow snodato in due pezzi ed è ciò che andremo a costruire oggi. Andiamo! Taglio per l'armatura. Io lo allargo già un po' perché so che tanto sarà stretto. Filo da un millimetro, ci passa comodamente. Ora faccio il taglio per la paletta. Che sarà in Lexan da un millimetro e a questo punto posso iniziare a dargli un po' di forma. A questo punto divido il mio artificiale in due. Gli ho dato un po' di forma a V alla parte posteriore in modo che abbia una bella libertà di muoversi. A questo punto prendo il mio acciaio da un millimetro e inizio con tutta pazienza a fare la mia armatura. Ok, prima metà l'abbiamo fatta e vi dirò, la incollo già in posizione. Mi sono dimenticato di riprendere, ho fatto la seconda parte dell'armatura che va già a bloccarsi con la prima parte e la vado a incollare. Adesso lascio asciugare molto bene. Per la piombatura userò questa soluzione. Questo è un filo di piombo da 3 mm schiacciato nel morso e tagliato di misura. Vado a fare due piccoli incavi dove incollarcelo. E voglio farlo così perché comunque nel fiume dove andrò la corrente è abbastanza forte e voglio stabilità, nonostante questo minnow verrà molto leggero. In questo modo, avendo il piombo molto basso, il baricentro si abbassa e evito che giri su se stesso. Stessa cosa anche dietro. Ho incollato le zavorrine e ora con bicarbonato e cian acrilica inizio grossolanamente a chiudere i tagli dell'armatura e i fori del piombo. E dico grossolanamente perché poi finirò di chiudere bene una volta inserita la paletta. A questo punto vado ad isolare bene il legno con un po' di cian acrilica che impermeabilizza e indurisce parecchio la balsa. E adesso lo lascio asciugare una mezz'oretta. È il giorno dopo, l'artificiale è completamente asciutto e ora vado a fare un piccolo taglio in questo foglio di Lexan che mi servirà per far passare l'armatura dentro la paletta.
in questo modo. Una volta disegnata la forma della paletta, la vado a tagliare. Adesso sistemo un po' i bordi carteggiandoli. E questo è il risultato finale. Qualche goccia di cian acrilica. E la vado a incollare, stando attento a metterla perfettamente allineata. Così. E lasciamo asciugare. Prima mano di resina UV. Lascio girare 10 minuti e poi ci accendo le luci. Una volta asciugata la resina, ho dato una carteggiatina con la 400, una pulita con alcol isopropilico e vado a dare una leggera mano di primer nero opaco. Asciugato bene il primer, do un'altra mano leggera di resina UV. Lascio scoppiare bene le bolle e lo rimetto sotto le lampade per qualche minuto, ma non tanto tempo stavolta. Passati circa 5 minuti, ora prendo questa, che è una polvere da nail art, che dà un bellissimo effetto cromato. Una volta data bene dappertutto, tolgo un po' di eccessi con un pennellino asciutto e vado a dare un'altra mano di resina. Siccome voglio avere un bel effetto brillante, ho aggiunto un po' di glitter, un paio di misure diverse e vado a resinare di nuovo. Lascio girare 10 minuti, mezz'oretta sotto le luci e diamo gli ultimi ritocchi. Dato di nuovo la carteggiata, una pulita, un po' di rame perlato. Un goccio di verde perlato. Un po' di nero. E un goccio di color shift. Ho messo un paio di occhietti, ho fatto asciugare bene la vernice e ora vado a dargli l'ultima mano di resina. Lascio girare. Luci e via. Lo devo proprio dire, voglio essere proprio onesto, questo artificiale qua è veramente brutto, fa proprio schifo. Non so come ho fatto a fare una cosa così brutta, eppure ultimamente mi stanno riuscendo abbastanza bene. Vabbè, vedremo come si comporta in ogni caso. È passato qualche giorno e l'esca è finalmente finita. Lo so, è molto brutta. Il cromato spesso è una cosa bella subito, ma che poi non dà l'effetto che uno spera. Molto meglio il foil. In riserva mi porterò ovviamente questa, l'alborellina killer con gli assist. E poi ho trovato al Decathlon una serie di minnow della Caperlan che secondo me promettono molto bene. Sono della serie VM e sono dei piccoli gioiellini. Sono convinto che in torrente
si faranno valere anche loro. Non ci resta altro che andarlo a provare. Ci vediamo in riserva. Siamo appena arrivati in riserva, voglio fare giusto un test a vedere se l'esca funziona. Sì, alla grande direi, alla grandissima funziona. Inizio a spostarmi in giù e poi il fiume lo voglio battere a salire, come di regola. Non mi sembra vero, saranno 15 anni che non pesco le trote in torrente, che spettacolo di posto. Ah, mangiata leggerissima. Una cosa che ho notato rispetto a quando le pescavo da bambino è che sembrano stare molto meno in corrente e cercare posti con acqua calma. Non so perché, ma in questi tratti qua, che dove le avrei cercate, non ne vedo. Invece quando arrivo in punti con acqua ferma ce ne sono. Guardate che posto è questo, spettacolare. Bella! Che pesce spettacolare! Fammi fare una foto. Bella, bella. Era un sacco di tempo che non provavo di nuovo questa sensazione. E vai. Siccome ho visto parecchi inseguimenti, ma tanti inseguimenti, con pochi attacchi, voglio provare con un'esca un po' più piccola. Ho messo su il minnow che vi ho fatto vedere ieri del Decathlon. Devo essere sincero, a movimento la mia esca è 10 volte meglio. Sono molto belli, molto carini, ma non mi convincono assolutamente nel nuoto. Però sono piccoli, brillano sicuramente a qualche pesce interesse. Minnow Decathlon, bocciati. Però mi sono accorto di avere in tasca qualche propeller di Nunzio e questo sembra il loro terreno di caccia, anche se dalla reazione dei pesci, al contrario di quanto mi aspettassi, sembra che seguono più roba grossa che roba piccola. Difatti da quando ho usato quel minnow lì non seguivano più, però i propeller sono roba magica e potremmo aspettarci di tutto. Sono tornato col mio minnow perché anche col propeller non ho più visto inseguimenti. Con questo invece vedo di nuovo gli inseguimenti. Ottimo, ottimo. Vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. No! No! Così nel correntino! Ah, questa l'ho patita! Così nel correntino mi piaceva! Ah, che peccato! Non me l'aspettavo perché ho battuto già tutto il fiume a risalire e nelle correnti finora non ho trovato niente. Però a volte, anche se non si trova niente per un po', non bisogna mollare, perché come avete visto la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Bella! E l'alborellina killer ha colpito finalmente! Finalmente nel suo ambiente! È quasi mezz'ora che sto insistendo in questo punto comunque. Ho provato spin fly, ho provato
un po' di tutto, e poi quando meno te lo aspetti vedi un inseguimento diverso dagli altri e sai che è quello giusto. Ah, peccato, sto continuando a vedere mangiate in sta zona qua, ma non ci rimangono. Meno male che ha deciso di andare in su, perché se andava in giù non la recuperavo. Mia questa, vabbè, ci sta. Ah, basta slamarle, basta slamarle, dai, devo tenere sta canna bassa, non sono più capace a pescarle troppo in torrente. Siamo giunti in cima alla riserva, ho fatto qualche lancio su di qua, ma comincio a vedere scarseggiare il pesce, perciò comincerò a incamminarmi in giù e lanciando ovviamente nelle pozze, e poi direi che per oggi siamo a posto. Piccolo riassunto, ho perso l'esca, non sono riuscito a filmare perché la GoPro mi sta dando di nuovo dei problemi, quindi niente, ci vediamo in officina. Ed eccoci qua, come vi ho detto la mia GoPro mi ha dato dei problemi, ho perso parecchie clip, per fortuna non quelle dove ho fatto i pesci, ma c'è stato un susseguirsi mentre risalivo il pezzo di sopra del fiume, di inseguimenti, cacciate bellissime, e la cosa che mi ha dato più soddisfazione è che ho avuto mangiate solo sui miei artificiali, solo sullo snodatino e sull'alborella. E questo vuol dire che sto andando nella direzione giusta. La pescata è stata bellissima, ho perso l'esca purtroppo, ci sarà occasione di rifarla, e devo dare una brutta notizia ai miei abbonati, che intanto ringrazio, ma purtroppo al momento sto facendo davvero fatica a livello di tempi a fare i video, perciò sospendo la parte dei video dove spiego la teoria, quella riservata a voi, quindi se vi disabbonate lo capisco, anzi fatelo, perché al momento non pubblicherò niente, vi aggiornerò comunque quando e se riuscirò a riprendere questa iniziativa. Mi dispiace di avervi fatto aspettare, da febbraio dovrei riuscire a pubblicarlo più spesso, ho promesso da metà gennaio, ma la vedo ancora dura in questo periodo, da febbraio giù di lì ricominceremo. Direi che per stavolta è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!